Buonasera e benvenuti a tutti a questa seconda giornata di Serie A Beretta tra Carpi e Fasano. Per il Fasano, numero 1, Sibilio. Numero 5, Grassi. Numero 7, Angiolini. Numero 8, Angeloni. Numero 10, Sperti. Numero 11, Pugliese. Numero 13, Notarangelo. Numero 14, Messina. Numero 16, Fovio. Numero 22, Vinci. Numero 23, Bearevic. Numero 24, Stabellini. Numero 59, Pinto. Numero 95, Jarlstam. Agli ordini di mister Ancona. Per i Carpi, numero 1, Jan Jurina. Jan Jurina, su. Numero 6, Pieracci. Numero 7, Marsan. Numero 11, Segapeli. Numero 12, Bonaccini. Numero 17, Soria. Numero 18, Aifrey. Numero 22, Ben Adji Ali. Numero 23, Serafini. Numero 24, Eric. Numero 25, Casa. Numero 29, Beltrami. Numero 30, Sortino. Numero 45, Boni Giacomo. Numero 91, Boni Enrico. Numero 94, Ceccarini. Agli ordini di mister Serafini. Condurranno la gara i signori Di Domenico e Fornasier. Buona partita a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti amici di Eleven Sports a questa seconda giornata di Serie A Beretta del ritorno tra Fasano e Carpi. Una partita sicuramente molto interessante, perché il Fasano deve riuscire a dimostrare di essere la numero uno di questo campionato, che adesso è capolista. Il Carpi invece necessita di punti, tanti punti, per poter uscire dalla zona play-out. Ricordiamo gli altri match della partita, della giornata. Iniziamo con Rubiera-Merano, altro match sicuramente importante, con il Rubiera che deve vincere per uscire dall'ultimo posto e il Merano invece che deve vincere per riuscire ad andare a raggiungere la zona playoff. Carpi Fasano, già detto che trasmettiamo in diretta. Bressanone Cassano. Bressanone che deve vincere per riuscire a rimanere agganciato al treno dei playoff, e il Cassano invece che deve vincere per uscire definitivamente dalla lotta per i playout. Trieste Bolzano invece è rinviata a causa Covid. Conversano Siracusa, questo è un testa coda praticamente, con il Conversano che deve recuperare e deve vincere per poter cercare di raggiungere il Fasano in vetta, e il Siracusa necessita di due punti per cercare comunque di uscire dalla zona play-out. E infine Pressano-Eppan, anche questa è una partita con il Pressano che deve vincere per poter andare in zona play-off e rimanere in zona play-off. Intanto torniamo a noi con il Fasano, che ha il primo pallone. Fasano in maglia blu che attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Entrambe le squadre sono con la formazione titolare al gran completo e si sono anche rinforzati in questo periodo invernale, questa sosta, con il Fasano che ha acquistato Stabellini, sicuramente un terzino di indubbio valore, veramente molto molto forte. Un'ennesima bocca di fuoco per il Fasano, come se ne avesse bisogno. Infatti abbiamo visto Jarstam che ha fatto veramente un grandissimo gol. Il Carpi invece con Nico Casa, che è arrivato dalla Francia per poter aiutare per la causa dei bianconeri, per cercare in ottica salvezza. Nel mentre il Fasano, che è iniziato fortissimo, iniziato come detto in precedenza con un gol di Jarlstam. E si ricomincia con la palla in mano al Fasano, con Angiolini in cabina di regia.
Intanto giro palla per i brindisini che mettono Jarnstam, terzino destro che sale, sale, sale centrale, Notarangelo, Jarnstam, finta, bella finta, ancora Jarnstam che torna, no, si appoggia all'ala su Messina. E altro gol del Fasana con Angiolini. Il Carpi comincia a spingere subito, palla per Casa che si prende il tiro, che trova invece il solito Fobbio, una leggenda della pallamano, che para, la lancia a seconda fase, ma anche Iaiurina dimostra di non essere da meno, presente. Il Carpi prova a distendersi in seconda fase, cercando di sfruttare la superiorità, se lo scalare fa egoista Eric, ma si va a prendere una difesa in area su Angiolini. Vediamo se dovrebbe essere rigore, vediamo chi va sui 7 metri, si guarda il Carpi un po', Beltrami dice ma ci sono io, chissà, tiro, c'è solo lui, va sui 7 metri Beltrami contro Fovio, finta e bollo, primo bollo per il Carpi che accorcia le distanze, 2-1. Vediamo se il Carpi che ritmi cercherà di tenere, se la metterà sulla corsa oppure su un gioco un po' più ragionato, uno spacca esterno, Iaiurina non si muove e guardate come lotta Beltrami per recuperare il pallone, ma gli sfugge dalle mani, torna 1-2 e punito con Notarangelo. Il Fasano prova subito a scappare via e si ricomincia col gioco costruito con Casa terzino sinistro, con Marsan centrale, Eric a destra, Ceccarini alla destra e alla sinistra Sortino, Beltrami pivot, gioco chiamato, chiama il gioco, incrocio senza palla per Nico Casa che va a centrale, salta l'uomo secco, scalare per Ceccarini che impatta il portiere, però il Carpi ha sicuramente costruito una buona azione da gioco, una buona azione, ma attenzione, il Fasano torna subito in attacco e se nessuno esce con le bocche da fuoco che ha il Fasano, la partita può diventare veramente molto complicata per il Carpi. La difesa sui 6 metri non so se può essere la scelta ideale per questa partita, soprattutto senza uscita. Giro palla per il Carpi. Marsani incrocio per Casa che si prende un tiro ma sporcato dal muro che ci mette il piede Fovio e quindi ancora nulla di fatto. Dobbiamo attendere ancora per il primo gol di Casa in casacca bianconera. Prova Ceccarini a rubare che non riesce, ma ci mette una pezza Iaiurina con la gamba. Il Carpi può distendersi in superiorità numerica. Oh, va a prendersi. Che sfondo che si è andato a prendere Angiolini. Veramente molto bravo. Tanto bravo a prendere sfondo quanto un po' meno bravo a prendere questo passi. Quindi si ricomincia con palla, con il gioco a difesa schierata per il Fasano. Fasano che difende sempre su una 6-0, un po' aggressiva sui due esterni, sui due terzini. Probabilmente il Carpi dovrà cercare di attaccare questa difesa dalle ali, perché la parte di difesa centrale con Bearevic, Messina lì in mezzo è sicuramente una delle difese migliori di tutto il campionato, ma intanto abbiamo tanto spazio a destra, perché comunque anche questa volta Casa ha chiamato due uomini addosso, è riuscito a scaricare in modo molto intelligente ed Eric è andato a prendersi una buona tozza che è andato a prendersi un buon rigore, quindi sul 4-1 Beltrami torna sui 7 metri. Buono schema costruito dalla parte della compagine bianconera. Sempre Beltrami contro Fovio che non riesce Beltrami come aveva fatto in precedenza. Fovio sicuramente è un portiere, una leggenda italiana in porta tra i pali, veramente un'esperienza veramente molto molto importante per Fovio, che ha vinto 10 scudetti ed è il giocatore in attività che ha vinto il maggior numero di titoli, quindi sicuramente
molto molto sfidante per i ragazzi di Mister Serafini ogni tiro, bisognerà sicuramente riuscire a dare con dei tiri sicuri. Vediamo intanto da dove è andato a tirare Pugliese dall'ala, che era riuscito il difensore, tirato praticamente da terzino, lasciando veramente poche possibilità a Iurina. E si ricomincia con il Carpi sotto di 4 lunghezze dopo 5 minuti, quasi 6. E altro gioco ragionato. Vediamo. Incrocio senza palla per il Carpi. Nico Casa, uno contro uno. Si prende il tiro, ma anche una buona manata. E non c'entra lo specchio della porta. E si ricomincia. Fasano in seconda fase che rientra Jalmstam. Terzino Ale è riuscito a coprire l'ala del Carpi, quindi il Fasano deve ricominciare con il gioco ragionato con Jalmstam in cabina di regia. Giro palla per il Fasano, gli arbitri si guardano per passivo. Guardate cosa ha tirato giù, che ragnatela è andato a tirare giù Jalmstam. Mamma mia, che sottomano! Il Carpi in grande difficoltà. E Mister Serafini chiama il primo time out. Andiamo in time out anche noi. Rieccoci in diretta sempre con il time out che sta per terminare. Vediamo che i signori al cronometro hanno scelto di non utilizzare la visualizzazione del tempo mancante del time out, e prendiamo atto e ringraziamo comunque il comune per lo sforzo, per il tabellone che ci ha dato, grazie mille. E si ricomincia con Beltrami che batte. Vediamo un po' se Mister Serafini avrà dato dei consigli su come poter attaccare al meglio la 6-0 aggressiva del Fasano, ma anche come difendere, perché comunque finora il Fasano è andato al tiro con grande facilità. Sicuramente anche frutto di grandi date atletiche, ma vediamo che Eric dice: «Ehi ragazzi, riesco anch'io a tirare se nessuno mi mette le mani addosso, guardate che gol che faccio!» E si ricomincia, ma che velocità, guarda che velocità, che palla che gli ha dato il Fasano. Ma qui guardiamo la grinta, la seconda volta che il Fasano lotta su dei palloni vaganti, la seconda volta che riesce a recuperarli. E questo comunque è un segno molto importante, perché comunque vuol dire che la squadra ha tanta fame di prendere, di recuperare ogni pallone. E con è la fame giusta che serve per poter puntare in alto, per riuscire veramente ad andare ad ambire ai massimi livelli della categoria. Ricominciamo con Jalmstam in cabina di regia sempre. Giro palla, Carpi sempre nella sua 6-0. Fa salire l'ala. Angiolini fuori. Beltrami cerca di far sentire le mani, cerca di far sentire la pressione. Bella finta di Notarangelo. Gli arbitri segnano passivo. E un altro sottomano con Jalmstam che dice: guarda che non mi è venuto per caso quello di prima. Sono veramente capace di giocare a questo gioco. Dai, vai, Eric si ributta dentro, la butta dentro. Dice: anch'io sono capace. Mi hanno preso per questo, per bollare. E dimostra di saperlo fare. Ringraziano. Intanto vediamo questo Pieracci lì dietro, numero 2 a difendere su Notarangelo, che da tre anni è la compagine del Fasano, che viene da Putignano, un 2000, sicuramente un ragazzo veramente molto interessante. Personalmente penso più efficace nella fase difensiva che in attacco, però sicuramente giocando titolare la squadra del Fasano è comunque un attaccante non indifferente. E si ricomincia 7-3, 8-3 per il Fasano.
con il Carpi che fa cambio attacco difesa con Pieracci al posto di Casa, giro palla, il Carpi necessita adesso di fare il gol e di difendere, soprattutto di difendere per rimanere attaccato alla partita e cercare di far sudare il più possibile la squadra fasanese, perché comunque ha dimostrato diverse volte di essere competitivo in casa, però se si perdono i palloni sugli incroci diventa veramente complicato riuscire a rimanere agganciati, e il Fasano non perdona gli errori, non perdona nessun errore ai ragazzi di Mister Serafini. Intanto vediamo un cambio tra Marsan e Pieracci, con Pieracci va a destra, però adesso Casa in mezzo, taglia Sortino, Casa, Svlish per Casa, tensione anche lui, ragazzo comunque con tanta esperienza, ma sicuramente un ragazzo giovane che questa volta, guardate, fortuna per il Carpi, e Svlish ancora, ma cosa c'ha questa palla, ci vuole una maniglia per i ragazzi di Mister Serafini, non riescono a tenere stretto il pallone, è veramente complicato in questa situazione, perché il Fasano non concede nessuno sconto, è veramente molto cinico in attacco, quindi perdere palle in questo modo vuol dire rischiare veramente di subire gol, è veramente molto complicato rimanere in gara così. Intanto gioco, punta, Notarangelo scala per l'ala, Angiolini vede un buco, fa la finta e va dentro in penetrazione, però stanno facendo veramente quello che vogliono sui 7 metri i ragazzi del Fasano, sembra siamo venuti in Emilia per una passeggiata di saluta, vediamo se il Carpi riuscirà a invertire un pochino la rotta, perché dopo 11 minuti 10-3 per il Fasano diventa molto complicato giocarle. Intanto vediamo che si sposta avanti Messina, capitano Messina, intanto Pieracci prova l'uno contro uno con Notarangelo, ma senza fortuna e senza nemmeno bisogno del raddoppio, giro palla, Pieracci si alza, Beltrami, fallo di 9 metri, correttamente fischiato dai disegnatori di gara, perché Beltrami comunque non è riuscito a spingere l'avversario dentro ai 6 metri. E si gira, giro palla, Pieracci, Casa, si alza e mura, trovato Bearevic che passava di lì, stoppone, e indietro invece Pieracci ci mette una pezza, il Carpi, superiorità numerica, vediamo se riesce a sfruttare, ma niente, non riesce a sfruttare questa superiorità numerica, quindi 9 metri per il Carpi, per un fallo commesso ai danni di Nico Casa da parte di Pugliese, e si ricomincia, intanto Mister Serafini vediamo che chiama degli schemi, dà indizi su come poter affrontare la difesa del Fasano, perché oggettivamente mi sembra abbastanza in confusione il Carpi. Però sicuramente confusione in attacco, ma bisogna sicuramente non perdere palloni semplici, anche se di palloni giocati semplici è complicato, perché c'è sempre una mano addosso, ogni giocatore del Carpi ha sempre una mano addosso, quindi fare anche il passaggio più semplice risulta essere complicato. Il Fasano sta veramente dimostrando il perché è primo in classifica, a parte questa volta che Pieracci è saltato come un birillo Notarangelo, però generalmente una difesa veramente molto tonica. Vediamo Casa, uno contro uno, prova il raddoppio, Eric si prende 3 passi, fa salire Sortino che scarica, Pieracci, c'è il buco, scala Ceccarini che tira da terzino e fa gol. Come detto in precedenza, probabilmente occorre valorizzare al massimo le ali, attaccare per vie centrali per punire ai lati, per vie centrali con Bearevic lì in mezzo diventa veramente molto complicato. E mentre vediamo che sale in campo Pinto all'ala sinistra, giro palla Jalmstam, taglia Pinto, un nuovo ingresso, Angiolini apre la difesa, Beltrami prende un passo, risale Angiolini,
Angiolini che scatola che tira su, però non, finora non c'è nessuno che esce, non c'è nessuno dei ragazzi alla fine che si prende un passo che fa sentire un po' di pressione ai giocatori di mister Ancona. E si ricomincia 11-4 per il Fasano dopo 14 minuti. Beltrami sale, Eris va in pressione, Casa prende forse al limite dei pass, no, 9 metri per il Carpi. Si ricomincia, Casa palleggio, uno contro uno, bellissima palla Beltrami, che bella palla che ha dato Beltrami, un bellissimo tiro. Ma Fovic ha messo veramente una parata stupenda, Beltrami che ha tirato quasi a colpo sicuro, veramente un tiro che in tantissimi altri portieri avrebbe preso gol, ma lui no, lui spiega, mostra ogni volta il perché dei 10 scudi che ci ha tatuati. E questa volta va Pieracci sui 7 metri e Pieracci non si fa istimidire. Pieracci che gioca contro la Piera o che gioca contro il Fasano, lui sempre in scioltezza, gioca sempre con tanta leggerezza, e forse la forza di questo ragazzo. E si ricomincia con il Fasano che riattacca sempre con il suo starting 7 più Pinto. Beltrami esce con un po' di pressione sugli Alstam, cercando comunque di mostrare ai suoi ragazzi che bisogna uscire, che bisogna mettere pressione sui giocatori, altrimenti diventa complicato giocare. Guardate, non va, peccato, la sciabolata di Pieracci non va, ed ora Ceccarini deve ritornare perché il Carpi è un in meno e gol subito di Pinto, mostra di essere entrato dopo, ma di avere tutte le qualità per non essere una riserva. E si ricomincia con il Carpi in pressione, Eric che prende una pacca in faccia, 2 minuti sanzionati dall'arbitro ai danni di Stabellini, e altro 7 metri per il Carpi. Vediamo chi va, sempre Pieracci, no, cambio, Nico Casa va al suo esordio, Carpi ancora secco dopo i primi 15 minuti. Vediamo, attendiamo il Nico Casa pronto sui 7 metri contro Fovio, finta e non va, ancora secco, è stregata quella porta lì, c'è una macumba, non entra. Vito Fovio ha messo il sottovuoto in quella porta e non riesce il Carpi a scardinarla, anche se oggettivamente quest'anno i 7 metri per i Carpi non mi sembra abbiano comunque delle medie decenti, non dico importanti ma dico decenti, forse è meglio battere 9 metri piuttosto che avere un 7 metri. Ma torniamo a noi con il Fasano, sempre in attacco, allargano il gioco, Grassi, Jarmstam, sotto mano, no, solo finta. E guardate che bella lettura di braccio che ha fatto Samà, che è andato a leggere veramente, ha letto veramente l'uomo ed è andato direttamente a colpo sicuro, anticipando anche leggermente l'esecuzione del tiratore. Risale Pinto centrale, uno contro uno, fa salire Jarmstam, bella finta. Ha tirato praticamente un sottomano come passaggio altivo, Sortino. Bellissimo passaggio di Sortino, di Ceccarini con il taglio centrale di Sortino. Una bella lettura, una bella lucidità da parte delle due ali cartigiane, con Sortino che ha anticipato un buon movimento a fronte del recupero di palla, del passaggio forse un po' spinto da parte di Jarlstam per il pivot, che se non ci mette le mani forse gli stacca anche la testa. E extra player per il Fasano che ha fatto uscire il Fovio, ma che rientra, segna passivo che è sotto mano, dimostrano di averlo il sotto mano, questo tiro, questa tecnica ce l'ha il Fasano, riescono veramente con una facilità di tiro impressionante. Ma anche Sortino, che facilità di tiro che ha questo ragazzo, ha saltato veramente tanto.
In questo momento abbiamo notato che comunque le ali stanno giocando veramente bene. Quando gli è stato dato possibilità di tirare, hanno veramente realizzato, quindi probabilmente occorrerà giocare tanto con le ali. Ma vediamo Mister Ancona, cosa succede? Time out, andiamo in time out, chiamato da Mister Ancona, andiamo in time out anche noi. No, ci correggono i direttori di gara, non è time out, è solo un po' di confusione al tavolo. Che hanno fatto la finta, c'è stato appoggiato il time out, ma forse l'ho appoggiato appena, non volevo mollarlo. Non si sa che cosa. Ci piacerebbe avere come con Sky il microfono lì. La regia, però non riusciamo a avere un microfono lì, no, non ce l'abbiamo ancora questa tecnologia, non ce l'abbiamo. Quindi dobbiamo attendere, non era time out. Ho parlato della concorrenza, ma in amicizia. Sempre un saluto agli amici di Eleven Sports. E si ricomincia con Jarlstam. Jarlstam in cabina di regia. Si ricomincia. Alpe, sbaglia anche. Qui neanche il Fasano può sbagliare un passaggio in incrocio, ma riescono sempre a metterci una pezza. Abbiamo visto anche questa volta la palla vagante, la terza palla vagante è arrivata in mano al Fasano, o meglio i giocatori del Fasano sono andati a conquistarsela questa palla, e questa è una cosa che fa veramente la differenza. E ci mette la face, ci ha messo la faccia, bravissimo, però si è accorto di averci messo la faccia e si è fatto male anche, tutto in pubblico in piedi. Veramente questo ragazzo cresciuto veramente tanto agli ordini di mister, dell'allenatore, di mister Malavasi. È stato veramente bravo, fino sta facendo una performance veramente monster. Si può ricominciare con Pieracci in cabina di regia, gioco schierato, vediamo cosa inventa, incrocio senza palla, sale casa, Beltrami cerca lo spazio, vuole il pallone, vuole andare a prendere questo pallone, sta cercando Marco Beltrami di andare ad aiutare tutti i suoi compagni, cercando di spezzare la difesa. Guardate come lotta con Bearevic, e il primo bollo di casa, che insieme al gol si porta anche il 2 minuti. Complimenti a questo ragazzo che si è sbloccato, e va anche a sedersi in panchina un attimo a riposarsi. Risale Marsan per dare una mano lì in difesa. Guardiamo se si ricomincia adesso con Vito Fovio, che si va un attimo a riposare in panchina con il Fasano, che va con l'extra player. Intanto che attendiamo che faccia il controllo i signori direttori di gara con il tavolo, per vedere che sia tutto in regola, e dopo 19 minuti Fasano 14 Carpi 8. Partita veramente molto bella, partita che è iniziata con grande difficoltà per il Carpi, ma che piano piano sta entrando in partita. Sempre Jarlstam in cabina di regia. Pinto che sale, fa salire Pinto, Angiolini aperto, bello scarico per l'ala che però copre bene Sortino. Che bomba che c'ha Jarlstam, che bomba, veramente in difficoltà, quando si è in difficoltà. Ah, Marsan, che brutta palla che ha perso, e ora il Fasano con estrema calma va verso l'attacco. Però riguardiamo veramente Jarlstam, ha un braccio veramente molto importante. Ricordiamo sempre che lui svedese, viene dalla seconda categoria in Svezia.
e ora ricomincia sempre in cabina di regia lui che comanda il gioco, fa salire ancora Pinto, gira sempre senza portiere il Fasano e che bomba, ma ci mette ancora la faccia il portiere dei Carpi, questa volta Bonaccini che ci ha messo una pezza, che mi ha visto che è andato giù veramente veramente molto bene. Bonaccini ha letto correttamente il tiro del sottomano, ci ricomincia con Eric, il Carpi in doppio pivo, tanto spazio per Beltrami, ma Fovio sempre con una performance mostra. Mi piacerebbe veramente sapere le performance al tiro dei giocatori del Carpi, o quantomeno le performance di Vito Fovio, che chiediamo se riusciamo ad averle, ma veramente molto molto importanti. Il Carpi sta facendo una fatica veramente tremenda a trovare dei tiri puliti. Il Fasano difende veramente in modo molto molto compatto, molto coeso, soprattutto nelle vie centrali. Il Carpi deve, un rigore, non è una cosa buona, probabilmente sfruttare di più le ali, e si torna sui 7 metri, ma come detto in precedenza il Carpi ha qualche problema con i 7 metri. Sappiamo cosa fare allenamento lunedì, come ogni lunedì il Carpi dovrebbe allenarsi un po' sui penalty, ma si ricomincia qua con il Fasano in parità numerica. Stabellini al centro, palleggio, chiama il raddoppio, superiorità numerica e ci mette una pezza. No, non ce l'ha fatta. Non ci riesce a mettere una pezza Bonaccini, non riesce a evitare l'angolo. Jarmstam ha chiamato lo schema 1, sale l'ala, pivot a sinistra, va in doppio pivot, uno contro uno di Stabellini che si è bevuto Eric, 18-5, 22 minuti del primo tempo. Marsan si prende un tiro, non becca la porta, non c'entra lo specchio della porta. Cavolo, era gol. Quella volta che si spiazza il portiere non si prende la porta. Carpi a meno 8, 16-8 per il Fasano, 22 minuti del primo tempo. Jarmstam comincia subito a chiamare il gioco. Stabellini, Jarmstam, Notarangelo taglia, va doppio pivot e poi esce, e time out chiamato da mister Fabrizio Ancona. Diamo in time out anche noi questa volta. Rieccoci con il time out chiamato da Fabrizio Ancona. Francesco Ancona, chiedo ancora scusa. I due direttori di gara si consultano per verificare se è tutto in regola. Intanto mister Serafini, preziosi consigli ai suoi, e vediamo anche Malavasi che dà i consigli sui vari tiri. Il Fasano invece è già pronto per rientrare in campo. E si ricomincia con questi 9 metri per il Fasano, che batte il capitano Messina. Si attende il fischio e si riprende. 7 minuti al termine, più 8 Fasano. Per il Carpi vediamo che è entrato secondo in difesa anche il giovane Soria al posto di Beltrami. Jarmstam, punta Eric, risale Stabellini, scende col palleggio, fa salire Pugliese e Notarangelo prova col doppio appoggio, ma ci ha messo una manona.
Marsan. Giro palla. Wow, che boccia, che sfera che ha messo. C'è troppo tra le mani Soria. Va in seconda fase in campi. Eric, Marsan. Scarica Eric, Ceccarini. Blocca una mano. Che morbidezza! Una morbidezza di pallonetto. Ceccarini, che lob. Che lob che ci ha deliziato. E si ricomincia con il Fasano. Pesa schierata, esce Messina. Yarm sta a destra, sta Bellini, prende il palleggio, punta. Prova un tiro, forse il primo errore di Alstam, forse il primo errore. Dicono dalla tribuna che è umano, pare sia umano anche lui. Pieracci, che uno contro uno, che gambe che c'ha Pieracci con i suoi 36 anni. Veramente, veramente un cambio di direzione molto importante, veramente, che porta il Carpi in doppia cifra, che fa vedere che il Carpi è ancora vivo, che ha voglia di credere, che ha voglia di giocare questa partita, che ha voglia di divertirsi per crescere tutti insieme. Janstam prova, sì. E guardiamo, veramente, che bello, che bel gol che ha fatto. Qua è stato uno contro uno, Soria. E poi con un lob veramente molto prezioso è andato a fare gol. Si ricomincia con il Carpi, difesa schierata. Eric. Pieracci, prova superiorità numerica, prova a salire, niente, se è sortino, ma no, l'arbitro interrompe. Chiama lo schema Pieracci. Chiama lo schema a destra. Fa salire Ceccarini, taglia Eric, va verso il centro. Pieracci veloce per Marsan. Uno contro uno, niente. Ottimo il raddoppio, veramente un bel raddoppio del Fasano con Pugliese. Questo, il Fasano, notiamo comunque tutte le volte che il Carpi riesce ad andare via uno contro uno, c'è sempre un uomo a raddoppiare. Intanto è passivo per il Carpi, prova il sottomano bloccato con un forse fallo, ma il direttore di gara non viene sancito questo fallo. Superiorità numerica a destra e viene sfruttato con gol di Pugliese dall'ala, con abbastanza spazio, con Sortino che ha dovuto scegliere se andare a chiudere sul terzino in penetrazione o sull'ala. Ha provato a chiudere sul terzino, ma inevitabilmente l'ala poi ha avuto tanto spazio. Più 8 per il Fasano con 3 minuti e mezzo al termine. Marsan al centro, Pieracci un attimo di riposo. Messina molto profondo, va a disturbare Nico Casa che si alza. Solo palo per lui, ricordiamo comunque un po' di errori in questa prima frazione di gioco, sicuramente un po' la tensione, ma anche il fatto che in quest'anno, nel 2022, avrà fatto 2-3 allenamenti, non di più, perché comunque da fine dicembre che era fermo, è stato fermo per motivi personali. E si ricomincia, Jarmstam incrocia con Messina, il capitano Stabellini, uno contro uno, cost to cost dall'ala, prova il lob, ma non viene il lob. Disperti il Carpi, seconda fase, spinge, scarica Eric che va a impattare. Che va a impattare col difensore in movimento. C'è bisogno dei sanitari qua. Comunque faccia contro faccia entrambi. Speriamo non si sia fatto male nessuno dei due ragazzi. Vediamo che il ragazzo Fasano è già in attacco, già in piedi, mentre Eric è ancora a terra. Vediamo se sembra in grado di continuare anche il terzino, il mancino di Carpi. Classe 1996 alla prima stagione a Carpi. Sicuramente sta facendo molto bene anche lui in generale, ma anche in questa partita.
e si ricomincia con Marsan, Casa, taglio di Sortino, va in doppio pivot il Carpi, guardate la maglia di Sorio che sembra una canotta da basket praticamente da quanto viene tirata, ma fa parte del lavoro, blocco da una parte, scarico dall'altra con Ceccarini che è in vena realizzativa Ceccarini, e si continua comunque a cercare le ali perché comunque indubbiamente Beharević c'è in mezzo centro dietro, è veramente tanta tanta roba, fa veramente una guardia, sì sì, veramente molto molto presente. Stabellini che costo costa ha fatto vedere che può tirare da sinistra a destra, però prova una furbata a casa ma perde il pallone, Pinto va in contropiede e appoggia delicatamente in rete, ha fatto un break veramente importante il Fasano, va 20 a 11 fine primo tempo, sta facendo veramente pesare tutta la differenza di classifica, sta veramente mostrando il perché sono primi in classifica. Il Carpi sta facendo tanti errori dalla tanti errori sbagliati per i Carpi, tanti rigori sbagliati per i Carpi. Due minuti ai danni di Beharević. Due minuti ai danni di Beharević. Troppa foga sul giovane Sortino. Probabilmente 60 centimetri e 60 kg di differenza tra i due ragazzi. Si ricomincia ora con il Carpi in extra player. Sicuramente se il Carpi non avesse sbagliato tutti i rigori sarebbe aggrappato alla partita, quindi occorre dimostrare comunque di essere in grado di giocare. Prova palla, dai e vai e un altro rigore per fallo di Beltrami, disperti su Beltrami, altri due minuti, vediamo difesa in area. Chi andrà sui 7 metri, questa palla pesantissima per il Carpi, sembra tutte le volte che il Carpi batte un rigore sembra una palla da bowling che sia al primo minuto, al sessantesimo. Prova Eric la sorte contro Fovio, chissà se è la volta buona, chissà se Fovio se uccidiamo il portiere, farà la differenza anche questa volta come comunque sta facendo in tutta la partita, ma comunque in tutta la sua storia agonistica. Vediamo, gli arbitri stanno verificando, ci sono problemi con il cronometro, mancano 36 secondi al termine della prima frazione di gioco, ospiti avanti 20 a 11 con il Carpi comunque. Tanti errori, sia dai 7 metri, non questa volta per Eric, col suo terzo, quarto gol, comunque ispirato oggi il ragazzo, tutta la parte destra del Carpi comunque ispirata oggi. Si ricomincia con Stabellini, Jarlstam sempre in cabina di regia. Il Fasano ha fatto un cambio per un extra player perché comunque è in doppia inferiorità numerica. Stabellini si prende l'uno contro uno, va a puntare delicatamente Eric e Stabellini con un secondo al termine, cosa farà mai? Chissà, tira e la mette anche dentro, quindi il Fasano va a riposo con un più 9 sul Carpi, con un 21-12 e andiamo anche noi in time out in fine primo tempo.
di qualcosa. Ricordiamo a tutti gli spettatori di mantenere il distanziamento e la mascherina. Grazie. Anche perché non c'è nessuno altro. Oh. C'è nessuno altro credibile adesso. Adesso ce l'ha, al Sassari, quindi anche quella c'era anche il segretario, ma il vero l'ha messa il 19 febbraio, ha divertito tutti i d'Italia, non so. Domenica scorsa è venuto una cosa. Rieccoci qua pronti per iniziare il secondo tempo di Fasano, di Carpi Fasano, con il Fasano nettamente in vantaggio in questa prima, a valle della prima frazione di gioco. Il Fasano che purtroppo in data odierna non è riuscito a schierare tra le sue fila Franceschetti a causa di gravi motivi familiari, e quindi comunque un abbraccio a questo ragazzo e un in bocca al lupo per tutto. E si ricomincia con il Carpi, con Soria come pivot e questo Beltrami che spizzica un terzino sinistro, che però dice duro poco, dai vado, sto un po' a sinistra, ma no, vado subito pivot, non ci provo neanche. Quindi Carpi in doppio pivot, palla per casa, c'era una caverna per Beltrami, una caverna c'era, ma non viene letto e recupera palla pugliese. Si ricomincia con il Fasano, con Nonchalance in attacco, sempre Yardstam in mezzo, Notarangelo, pugliese, Yardstam aggressivo, Ceccarini su Stabellini, sale Messina, va a prendere... Nove metri per il Fasano. Che sottomano che ci ha fatto vedere Stabellini! Di sicuro possiamo dire che al Fasano non mancano i sottomani. Il Carpi ricomincia col doppio pivot, sempre come, esattamente come prima. Uno contro uno di Sortino, ma non va via. Casa allarga la forbice per Eric che sbaglia. Ceccarini allarga, oh,
non va, 9 metri per il Carpi. Rientrato il primo 2 minuti per il Fasano. Casa, Eric, giocano le due ali sono larghe. Casa, uno contro uno, salta l'uomo e 9 metri per lui, che non c'entra comunque la porta. Soria, Casa, tre passi, scarica superiorità. Ceccarini dall'angolo morto, ma recupera palla al Fasano. Tirato veramente senza angolo, tirato Ceccarini questa volta. Fasano con un più 10 va in scioltezza in attacco. Stabellini, Yarstam, capita Messina, viene su lì il Notarangelo, fa sentire le mani Beltrami che costringe Notarangelo, che così Notarangelo a perdere le mani, quindi evidentemente appoggiare le mani funziona sempre. E ahimè, un altro rigore per il Carpi. Vediamo chi si prenderà quest'onere. È rimasto Ceccarini, dice: io me la sento, ragazzi, ho il braccio caldo. Tutti gli altri sono scappati via, non hanno nemmeno guardato i 7 metri. Ceccarini contro Fovio. Scarica la tensione Ceccarini, si va a fare un giro a centrocampo senza fretta Ceccarini. Fa un po' di cambi. Speriamo vadano anche a battere questi 7 metri. Attendiamo. Ceccarini versus Fovio. Vediamo, va sui 4 Fovio. E Ceccarini, Iceman! Si fa subito perdonare per l'angolo morto, l'errore dall'angolo morto fatto in precedenza. E si ricomincia con il Carpi meno 9. Stabellini, Notarangelo centrale, Yarlstam a destra. Sale Pinto, Notarangelo sempre in mezzo. Yarlstam punta, superiorità numerica, palla di ritorno. Buon raddoppio del Carpi, veramente un bel raddoppio. Sono riusciti a chiudere, ma l'arbitro dice che Pierazzi ha strattonato l'attaccante Messina per il Fasano, quindi extra player, giocatore in più per il Fasano. Stabellini va a destra, si sono invertiti due terzini. Yarlstam sempre centrale, allarga il gioco il Fasano, e Yarlstam dice: cosa allarghiamo a fare, mi prendo tre passi, non c'ho nessuna mano addosso, tiro scaravolto la porta. E si ricomincia. Giro palla, Nico Casi in cabina di regia. Eric taglia Ceccarini, doppio pivot. Casa, Marsan, Eric. E sfortunato, Casa è cost to cost, e vediamo, sì, solo bagnato per terra, ma il gol viene assegnato. Il Fasano scappa 24-13. Esordio piuttosto complicato per Casa in questa giornata, che comunque è da un po' di settimane che non calcava i campi di gioco, quindi deve comunque riabituarsi ai ritmi della Serie A Beretta, e sicuramente ricominciare con il Fasano non è la partita più facile. Intanto vediamo Ceccarini che taglia, lotta Soria cercando di fare uno spazio, di creare spazio per i giocatori, ma intanto Notarangelo, ottima lettura, arriva fino ai 6 metri per
per andare ad appoggiarla delicatamente nella porta sguarnita. Mister Serafini lo vediamo alquanto pensieroso, mentre molto, molto tranquillo Francesco Ancona. Partita praticamente mai in discussione, però sicuramente molto divertente finora. E guardate casa, purtroppo con la mano addosso non riesce a siglare questo gol, e si ricomincia con un 9 metri nelle mani del giovane Soria. Marsan, Eric, il Fasano comunque con una difesa, una media di difesa di 25 gol. 25 gol sicuramente fa della difesa uno dei suoi punti forti, che è una delle migliori difese del campionato, dopo quella insieme a quella del Pressano, che però ha una partita in meno. Tra le squadre a 13 punti, il Fasano è sicuramente la miglior difesa, con anche l'attacco, uno dei migliori attacchi. Il Fasano ha 25 gol di media subita e 30 gol di media in attacco, mentre il Carpi ha una media di gol fatti di 23 e subiti di 26, e con queste percentuali diventa difficile. Nel mentre vediamo che c'è la croce che va a intervenire su un ragazzo del Fasano. Speriamo veramente nulla di male per il ragazzo. Tanto ci siamo persi, ahimè, un gol, un tiro del Fasano. Il Carpi, seconda fase, sandwich contro Soria, che non riesce a metterla dentro, ma rigore, vediamo di chi sarà. Intanto tutti si girano verso il centrocampo, chi se la prende la palla? Sempre Ceccarini, se la sente ancora questo ragazzo? No, Eric ha detto ci vado io, ho il braccio caldo. Non vi nego che mi sarebbe piaciuto vedere anche un Angelo Giannetta su quei 7 metri. Non ve lo nego, speriamo rientri nel gruppo il prima possibile. Eric però sicuramente dice ci riesco anch'io a battere i rigori. E Giannetta lo può rimanere a casa, o dov'è? Un abbraccio anche ad Angelo. Giro palla per il Fasano, sempre a più 10 dopo 7 minuti del secondo tempo. Pugliese la mette dentro. Pugliese per la squadra pugliese la mette dentro. Un facile gioco di parole. Ed Eric, guardate che performance monster, quante botte si sta andando a prendere questo ragazzo, si sta veramente caricando sulle spalle tutto il Carpi, tutto il comparto destro in realtà si sta caricando, tra lui e Ceccarini sicuramente due performance monster, veramente il settore di destra sta facendo veramente la differenza in questa partita. E mentre i soccorsi sono sempre intervenendo sul giocatore del Fasano, speriamo veramente nulla di grave. Per la squadra pugliese. Tanto vediamo qua subito. Vediamo sempre Sperti qua, abbiamo un Carlo Sperti che è pronto che parla in scioltezza anche con il pubblico, si sente a casa dopo il tempo trascorso a Carpi. Intanto che si ricomincia con il Fasano, sempre con la squadra praticamente titolare, che onora giustamente la partita fino alla fine, come giusto che sia, le partite vanno sempre onorate dal primo all'ultimo minuto. Intanto torna Fovio, guardate Jarlstam, dopo averci deliziato per tutta la partita con dei sottomani, ci mostra di saper tirare anche in elevazione, veramente molto bravo.
7 metri, ti fa la finta, te lo guardi, capito che ti aspettavi in sottomano. Sortino allarga il gioco, Nico Casa, cost to cost per Ceccarini che sbaglia un po', intercetto un po' impreciso. Eric si alza e, come si dice nella pallavolo, usa il muro per spiazzare il portiere. Che giocatore! Sperti a destra, Jansta in mezzo, Stabellini terzino, vediamo chi c'è sempre. Stabellini va in mezzo, porta sguarnita per il Fasano. Giro palla, Jamstam in mezzo, passa per Pugliese, alla veloce, guarda la porta sguarnita, Sortino, che però viene bloccato per 9 metri, e si può ricominciare, 9 metri per il Fasano, Pugliese non salta, sotto passivo, il Fasano, vediamo, corre a fare il cambio, a far entrare Fovio, lo schiaccione che Sortino legge tardi. E va la palla, riesce la palla per Sperti che la butta dentro. Vediamo cosa è successo. Gli arbitri vanno, il direttore di gara al tavolo per capire cosa è successo. Vediamo, si consultano i due direttori di gara. Perché forse dubbi, sono dei dubbi sul gol e sul time out. Problemi di cambio, problemi di VAR, time out, cosa sarà successo lì? Sarebbe interessante saperlo. Però l'ha espulsa, mi sa. Non si è capito. Tanti fischi, ma non si è capito cosa è successo, ma si ricomincia. L'unica certezza, Fasano più 11, dopo 9 minuti del secondo tempo. Casi in cabina di regia. Fa uscire Beltrami, taglia dentro Marsan, Casa tutto, salta l'uomo, vediamo maglie tirare, vediamo se il direttore sanzionerà o meno. No, solo 9 metri per il Carpi. Casa. Incrocio, palla Marsan, fa la finta, Marsan, palla Eric, scalare per Ceccarini che risale, si prende il tiro con l'uomo addosso e trova l'angolino alla destra di Fovio che chiede anche scusa, come che avesse fatto una brutta performance finora. Pugliese, Jarstam. Fermo sempre dopo la partita, se lo decidiamo. Rosa. Giro palla, fa finta per il pivot, Jansdam, Pugliese a destra, fa uscire il pivot Grassi. Uno contro uno che ci mette una buon raddoppio per Marsan. Nel mentre gli arbitri richiamano il tavolo. Ci sono, pare ci siano problemi al tavolo, speriamo nulla di grave per il giocatore del Fasano, perché ci sono ancora i sanitari ancora. Non ho capito. Sanitari ancora coinvolti, grazie. E vediamo che c'è un giocatore del Fasano che va nello spogliatoio. Attimi di suspense. Speriamo avere ancora nulla di grave. Comunque si può ricominciare. Si ricomincia con un 9 metri per il Fasano. Mister Serafini, guardate che chiama la sveglia per i suoi ragazzi, perché la partita è ancora lunghissima e bisogna giocare fino alla fine, è importante giocare sempre fino all'ultimo minuto, con Sperti che sale,
E che finta, che bello, che bel gol che ci ha fatto vedere Angiolini. È riuscito a tagliare la difesa dei Carpi come il burro. Vediamo casa, Eric torna, scarica per Sortino, la veloce, e anche Sortino sta onorando la gara. Entrambe le ali stanno facendo veramente, veramente un bel lavoro quando servite. Sicuramente, sicuramente anche casa, che riesce sempre a richiamare il raddoppio su di lui, e questo facilita lo scarico all'ala, che consente all'ala di muoversi, di tirare con maggior semplicità. Pugliese, volo, prova il volo che Sortino legge leggermente in ritardo, per esperti la butta dentro. Avesse avuto qualche centimetro in più, Sortino l'avrebbe preso. Nel mentre leggiamo un errore di casa dal terzino, vai Amsterdam, seconda fase, si ferma, fatto doppia passi, difesa in area del PIV. È entrato in area, vi chiedo scusa, no, non abbiamo visto. Giro palla, spazio anche per il giovane Serafini, che viene subito messo in cabina di regia. Serafini, Beltrami, Marsan, salta l'uomo, Serafini va per vie un po' orizzontali. Tanto palleggio, Marsan, il Carpi sta attaccando per vie orizzontali, però trovano Beltrami, sembrava lo stesso cincischiando, invece sono riusciti ad aprire la difesa e trovare un Beltrami che ha trovato uno spazio sopra la testa di Fulvio, che dice dai davvero, di fianco alle orecchie, mi faccio segni della croce quando tiri. Giro palla, Jarnstam sempre. Punta, prova a allargare la forbice, Pugliese. Sono bravi, molto molto bravi. Hanno allargato la forbice e sono riusciti a far tirare il pivot, che con un buon disturbo non è riuscito a far gol. Intanto Serafini difende su Pugliese, taglia l'ala. Pinto, guardate, che girellina, che polso che ci ha fatto vedere Pugliese, veramente un bel gol. Nel mentre sul ribaltamento di fronte, solo 9 metri per i Carpi. Giro palla per il Carpi, taglia lungo Ceccarini, Marsan va dentro, Serafini per vie orizzontali, Marsan fa salire Sortino, si mostra Beltrami ma viene a Calegge, capisce tutto Beharević, guardate, sempre viva questa palla, la prende però esperti, e anche questa volta però col pallone vagante la va a prendere ancora il Fasano. Finora tutte le palle vaganti le è andata a prendere il Fasano, che dimostra comunque tanta grinta, e le partite si vincono anche con queste cose, recuperando i palloni, lottando. Anche sul più 11 hanno comunque lottato per andare a recuperare questo pallone, che ha portato a più 12. Cosa ci mostra Serafini? Un tiro che bacia il palo, che scatolino che ha tirato giù, veramente complimenti per questo ragazzo. E dal capovolgimento di fronte, una besciamella sopra la testa di Jan Jurina, che può solo toccare. Mamma mia, che giocate che ci costringono anche con il Fasano sopra il 12 a rimanere attaccati allo schermo, perché c'è veramente palla a mano spettacolo questa sera. Mamma mia, che giocate ragazzi, da voli besciamelle, giochi veramente molto 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 belli. E mentre Serafini non va, ci mette la mano Angiolini, la palla sicuramente indirizzata verso lo scatolino. L'unico dettaglio, che tirare sui due più alti in genere non è la cosa più semplice.
Dicono che giocare su quelli più alti è più divertente quando la metti dentro, però. Intanto Marsan, Serafini si alza ancora, sì! E guardate che bordata che ha tirato fuori, a lui non gliene frega niente, lui tira sempre sui più alti, che è più divertente così, va bene, quando la metti dentro. Nel mentre Pugliese, Janstam, giro palla Angiolini. Taglia Pinto, bello il taglio di Pinto, ha creato una bella superiorità numerica a destra che Angiolini, Filippo è riuscito a sfruttare. Angiolini, classe 99, dal 2015 a Fasano, con cui ha vinto due scudetti ed è fresco di esordio in nazionale maggiore. Complimenti. Marsan, Serafini, scarico, si beve l'uomo ma non si beve Fovio. Il Fasano, nonchalance, tre, prova, doppia finta, non va via, sale esperti, nulla di fatto. Fasano adesso gioca con difesa schierata, sempre Janstam lì in mezzo. Per il Carpi segnaliamo l'esordio di Filippo Segapeli, esordio in prima squadra. Marsan, era lì che guardava l'altra parte. Filippo Segapeli largo alla destra, taglia dentro, giro palla Serafini, Beltrami vuole il pallone, confusione, incomprensione, sciabolata non morbida per Sperti, che riesce comunque a raccogliere e a buttare dentro con l'ennesimo preziosismo. Ma quanti preziosismi ci sta regalando in questa giornata, tra tiri dietro la schiena, girelle, pallonetti e scatolini sotto mano. Nel mentre Serafini ributta nella mischia Pieracci per alzare il livello tecnico del Carpi, sotto di 14 lunghezze. Serafini, Eric, palleggino, si abbassa Bearevic, non ho ben capito, forse male alla schiena, male la schiena per lui. E il Carpi accorcia le distanze, 13 gol di differenza tra le due compagini e 10 minuti al termine. Altri 10 minuti di spettacolo per noi. Giro palla Pugliese, Pugliese non serve il pivot che era libero, e sotto mano che rischia di decapitare l'arbitro, che si abbassa prontamente e si ricomincia. Serafini, Eric, Pieracci, uno contro uno verso il centro, scarica Eric, salta l'uomo e punisce il neo entrato Sibilio sotto le gambe. Spazio anche per questo classe 2001, frutto del vivaio del Fasano. Taglio in area per il pivot del Fasano, Angeloni, un classe 2001, arrivato a giugno dal Teramo, quindi spazio anche per lui in questa giornata. A sinistra vediamo intanto che Sortino ha dato il cambio con Boni Giacomo. Pieracci, casa destra, Serafini sinistra, incrocio senza palla, Serafini in mezzo e si alza sempre sul più alto, è andato a tirare e via che si ricomincia. E che costa altra scatolina. Angiolini dimostra anche lui di saper tirare, che velocità in questo Serafini, casa, morbido questa volta invece, che casa va a recuperare il pallone,
primo pallone recuperato per il Carpi, si ricomincia. Mise Serafini chiama lo schema destra, esce Beltrami, taglia Segapeli in compressione. Palleggio di Pieracci, Nico Casa, palleggino, doppio passo per lui, va a prendersi lo sfondo, però sfondo di esperti, di esperienza su Serafini. Janstam, Angelini, esperti torna a destra, Pugliese esperti alla destra, Pugliese a terzino destro, difesa schierata, Pugliese, ma forse sfondo, e invece no, perché era forse in movimento, era ancora in movimento Pieracci, pensava di essere fermo ma invece si stava ancora muovendo, quindi giustamente 7 metri per il Fasano. Jarlstam contro Bonaccini, finta, doppia finta e gol alla destra di Bonaccini, molto bello questo rigore, veramente molto bello. Giro palla per il Carpi, esce Beltrami. Serafini, finta di tiro, Casa uno contro uno, salta l'uomo, viene libero per Segapeli, prova il lob, ma non va il lob per lui, 0 su 1 oggi. Jarlstam si distende, schiaccione, e prova Sperti, fagli vedere come si fanno i pallonetti, ma non è ispirato questa volta. Va Nico Casa, uno contro uno, salta l'uomo, vede Beltrami, ma non va, altro cost to cost. E prova in morbidezza, la scioltezza, il gol di Angiolini, che porta il Fasano su un rassicurante 39-25, più 14, 7 minuti del termine. Che dire, partita un po' complicata per il Carpi in questo momento. Giro palla, Beltrami esce, Serafini per Casa, prova a saltare, palla, Serafini ancora, giro per via orizzontali, palla, giro per Beltrami, che bello, gran gol per i Carpi che è riuscito a costruire l'azione in modo veramente, veramente pregevole. Il Carpi riesce a dare degli sprazzi di gioco veramente molto belli, alternati a degli errori grossolani. Grazie Luca Zironi per il suggerimento. Sempre ringraziamo Luca Zironi, grazie. Responsabile ufficio stampa della Pallamano Carpi. Grazie. E mentre Janstam vola ancora, ma non va per Angiolini, maniglia per lui, serve la maniglia. Nel mentre Beltrami dice: la maniglia ce l'ho io, la tengo stretta anche con una palla. Con una mano tengo stretta questa palla. E si ricomincia con il Fasano più 12, 6 minuti scarsi il termine, quasi 5. Janstam che chiama il gioco a destra. Momento in cui comunque il Fasano sta provando anche giustamente azioni più spettacolari, sempre comunque onorando la partita. Infatti vediamo che anche questa volta gol del Fasano, però Serafini un passettino forse poteva farlo e Nico Casa invece non riesce a fare gol in movimento oggi, la porta sembra stregata per lui. Non abbiamo mai fatto così. Guardiamo, e Grasso, gol di Grasso, partita ormai Pieracci, c'ha 15 anni Pieracci, partita ormai è andata, diciamo, le due squadre stanno giocando liberi e Nico Casa la porta sembra stregata per lui, ci si mette anche un palo col portiere praticamente battuto, chissà, avrà pensato di tenere tutto per sabato per la prossima partita. Sicuramente gli attacchi sono veramente veramente prolifici, ma la domanda è: sono gli attacchi ad essere molto prolifici o le difese a non averci capito veramente niente? Perché comunque il Fasano
sempre molto preciso in attacco, però ha come media gol di rete subiti 25, qua siamo già a 27, quindi comunque anche il Fasano qualche distrazione se l'è preso, e nel mentre Bearevic va a stoppare con l'avambraccio la palla, il tiro di Serafini che sicuramente non aveva appoggiato delicatamente, e si ricomincia. Pieracci cerca lo sfondo, Angelini cost to cost per Boni che non tira, quindi gioco ragionato per il Carpi. Sciabolata era quella? Sciabolata. Era sciabolata. Serafini in centro con il crocio senza palla, senza pretese, uno contro uno, salta l'uomo, Serafini col buco, no, Spagliera dietro, Spagliera per lui, solo Spagliera. Cambio. E il Fasano torna in attacco. Il mister Serafini spiega, ricorda di chiudere maggiormente il tiro alla giovane, il giovane talento del Carpi. Il Fasano continua, Jarnstein con un passaggio cestistico che manda al tiro ancora Grasso, che non si fa pregare per metterla dentro. 43-27, le difese, tutti gli schemi difensivi ormai sono saltati, tanto cuore va Jack Boni che la butta dentro anche lui su questo pallone regalato da Pieracci, che ha chiamato su di sé il difensore. Giro palla a Jarnstam, finta per il pivot. Jarnstam. Vediamo, volo! C'è il suo Statman, c'è cagato un cazzo, eh! Vola, ancora volo per il... E intanto il giovane Soria la butta dentro anche lui. Ormai sembra che le due squadre giochino solo in attacco. Oh, che non stiano vedendo l'ora che finisca questa partita. Tra il Fasano che è venuto veramente a passeggiare in terra emiliana e il Carpi che comunque sta dimostrando di non essere ancora all'altezza di giocare questa tipologia di partite, seppur comunque 29 reti fatte al Fasano non sono poche. Comunque massima concentrazione sempre per il Carpi. Pugliese sale su Pugliese, guarda e va a tirare anche lui sul più alto, però non sempre tirare sul più alto è la scelta più furba. Manca gli ultimi 20 secondi, vediamo se il Fasano ci dilizierà con qualcosa. E sì, doppio incrocio dei pali. Jack Boni va in contropiede e sbatte contro il piede dell'estremo difensore. Ormai la partita ha detto tutto quello che doveva dire, forse anche già da un po', ed è finita dopo questi 60 minuti comunque di spettacolo, veramente di spettacolo. 74 gol in 60 minuti, i ritmi sicuramente molto alti, sicuramente anche migliori difese, dici? Il difesa, Fasano è la migliore difesa, oggi ha subito 29 reti ma ne ha fatti 45. Il Carpi in genere ha sempre una buona difesa, però oggi contro il Fasano non ha potuto niente. Ricordiamo che il Fasano il 12 febbraio andrà in quel di Pressano per cercare sempre di difendere il primato. Il Carpi invece il 12 di febbraio ospiterà il Sassari, quindi vi aspettiamo amici di Even Sports il 12 febbraio sempre a vedere la palla a mano Carpi contro il Sassari. Buona serata a tutti.